Tenete accesa la luce dell'amore, nessuno di voi è perso, così Papa Francesco a Port Moresby in Papua Nuova Guinea, dove ha abbracciato alcuni bambini disabili assistiti da organizzazioni cattoliche e poi l'incontro con il clero del paese dell'Oceania. Il caso San Giuliano non indebolirà il governo, dice Giorgia Meloni, che oggi a Cernobbio ha incontrato Zelensky. Il sostegno all'Ucraina sempre al centro della politica estera italiana e dell'agenda del G7, assicura la Premier. Capolavoro Sinner, altra vittoria agli US Open e così l'altoatesino vola in finale, primo italiano nella storia del tennis e domani la sfida decisiva contro l'americano Fritz. Buongiorno, benvenuti al TG2000. Poco fa l'avete visto, la lunga diretta del viaggio di Papa Francesco oggi in Papua Nuova Guinea. Tra poco seguiremo insieme i servizi. Intanto torniamo in Italia. Ha giurato ieri sera il nuovo ministro della cultura Alessandro Giuli. Il giornalista e fino ad oggi presidente della Fondazione Maxi sostituirà il ministro della cultura Gennaro San Gennaro, dimessosi dopo lo scandalo legato ai suoi rapporti con Maria Rosaria Boccia. Sentiamo Barbara Masulli. Giorgia Meloni anche a Cernobbio è chiamata a rispondere sul caso San Giuliano e non fa che lodare il lavoro dell'ormai ex ministro. Penso che vada ringraziato, sostiene la Presidente del Consiglio, elencandone i meriti e dicendo che le dimissioni di San Giuliano non indeboliranno il governo. Dimissioni arrivate ieri pomeriggio, pochi minuti dopo le 17, in una lettera in cui l'ex direttore del TG2 scrive dell'odio ricevuto e dichiara che la sua attività da ministro non poteva essere macchiata dal gossip. San Giuliano fa sapere di aver bisogno di stare accanto alla moglie e soprattutto annuncia che agirà per vie legali contro chi gli ha procurato questo danno. Infine ribadisce che nessun euro del ministero è stato speso per attività improprie. In serata, in un'intervista televisiva, Maria Rosaria Boccia torna sulla sua mancata nomina come consigliera dei grandi eventi. È stata bloccata perché non avevo le competenze o per i capricci di una donna, chiede retoricamente riferendosi alla moglie di San Giuliano. La sensazione è che non ci siano ancora i titoli di coda sulla telenovela, che ha avuto gravi ripercussioni politiche. Intanto il sostituto ha già giurato davanti a Mattarella, si tratta di Alessandro Giuli, 48 anni, romano, anche lui giornalista di Area di Destra, che proprio San Giuliano aveva chiamato a dirigere il Maxi, il Museo Nazionale di Arte Contemporanea di Roma. A Cernobbio il presidente Zelensky incontra la premier Meloni che conferma il sostegno all'Ucraina. Antonio Soviero. L'incontro a Cernobbio tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky è durato circa 40 minuti. La premier ha ribadito la centralità del sostegno a Kiev nell'agenda della presidenza italiana del G7. L'unica cosa che non si può fare, dichiara poi Meloni in conferenza stampa, è mollare l'Ucraina al suo destino. Perché questo non porterà pace, porterà caos, porterà guerre più vicine a casa nostra e porterà molte conseguenze economiche tanto più gravi di quanto oggi costa sostenere l'Ucraina. Nella notte ennesima ondata di bombardamenti dei russi su tutta l'Ucraina. Kiev sostiene di aver abbattuto 67 droni su 58. Nella capitale alcuni detriti sono caduti su palazzi e su un asilo nido. Sul fronte opposto i soldati ucraini hanno lanciato un attacco con droni sulla regione russa di Voronezh, decretato lo stato d'emergenza ed evacuate alcune località. Ma nel Donbass le cose non vanno affatto bene per gli ucraini. Nel suo tour europeo Zelensky torna a chiedere agli alleati di togliere il divieto sulla lunga gittata per colpire le basi di lancio in Russia. Ma dal Pentagono lo gelano. L'uso di armi statunitensi per attacchi in Russia non cambia le sorti della guerra. Adesso in Medio Oriente l'esercito israeliano finisce sotto accusa per la morte dell'attivista turco-americana uccisa da un proiettile durante una manifestazione di protesta in Cisgiordania. Stati Uniti e ONU chiedono l'apertura di un'inchiesta. Marco Burini. A Gaza Israele ha bombardato un'altra scuola. Non c'era lezione. Tranne qualche eroica eccezione, non c'è più nessuno che insegna. E i bambini, con le loro famiglie, usano le classi come rifugi. Tutt'altro che sicuri. Stamattina almeno 8 persone uccise in un raid su un edificio scolastico nel nord della striscia. Altre 5, tra cui un bimbo, a Nuseirat. Non sappiamo i loro nomi. Li aggiungiamo sconfortati alla montagna sacra di 41.000 morti, di cui solo una minoranza miliziani di Hamas e Jihad Islamica. Molti di più i bambini, le donne, i civili. Una routine disperante. Grande attenzione invece per l'uccisione da parte dell'esercito israeliano di un attivista che protestava contro le violenze
dei coloni vicino a Nablus, Cisgiordania, territori palestinesi. Si tratta di una cittadina americana di origini turche, Aysenur Ezgi Eiji, 26 anni. Deploriamo questa tragica perdita, ha dichiarato il segretario di Stato Blinken, ma a chi gli chiedeva se gli Stati Uniti avrebbero preso qualche iniziativa contro il governo israeliano, ha temporeggiato, mentre l'ONU chiede un'indagine approfondita sull'uccisione dell'attivista. Questa guerra, che dura da 11 mesi esatti, divampa in ogni direzione. Dal Libano 30 razzi di Hezbollah verso Israele, mentre i comandi di Tzal annunciano nuove azioni contro il movimento sciita sostenuto dall'Iran. Ora parliamo del viaggio apostolico di Papa Francesco in Asia e in Oceania. Oggi per il pontefice secondo giorno in Papua Nuova Guinea. Questa mattina era notte in Italia l'incontro con le autorità civili del paese. Il servizio di Paolo Fucili. Prove di canto e di ballo aspettando Francesco dalla residenza del governatore dove è andato in visita all'Apec House di Port Moresby, un moderno centro congressi in riva al mare. Alle 10 in programma l'incontro del Papa con le autorità civili papuane. Il benvenuto è questa danza tradizionale di accoglienza, un assaggio di folklore papuano per l'ospite venuto da così lontano. Le culture indigene qui sono così vitali che ancora si parlano 800 lingue. Poi c'è la ricchezza di risorse ambientali da sfruttare, chiede Francesco, distribuendo i proventi e dando lavoro anche alla gente del luogo. Ma nessun risultato durevole, aggiunge, è possibile senza stabilità delle istituzioni. E per finire è pronta per lui un'altra esibizione musicale, mentre tutto il paese è in fermento in vista di domani per la messa allo stadio. C'è un missionario bergamasco che è il segretario della Conferenza Episcopale Papuana. Abbiamo anche coloro che sono venuti a piedi, hanno camminato una settimana da Mount Hagen, da Lei, da Lotau e da altre località. Facendo la maggior parte a piedi, un po' per mare, un po' per terra, con veicoli, eccetera. Non l'unico appuntamento di oggi per Papa Francesco. Allora, per sapere di più, ci colleghiamo in diretta telefonica con Paolo Fucili, che sta seguendo il viaggio del Papa. A te, Paolo. Eh sì, una giornata intensa questa che si è conclusa. Francesco e Nunziatura sta riposando, può cenare in vista della giornata di domani che sarà altrettanto piena. Nel pomeriggio ha visitato una scuola delle suore della Carità di Gesù e un incontro dedicato a bambini di strada e disabili, di cui si occupano Street Ministry e Callan Services, due opere di carità. Perché non sono come gli altri? Gli ha chiesto un ragazzino disabile. Lui, il Papa, ha risposto: tutti abbiamo dei limiti, ma la felicità sta nel mettere l'amore in qualsiasi cosa facciamo, doniamo e riceviamo. Poi si è recato nel santuario di Santa Maria Ausiliatrice, poco lontano. Tanta gente lungo la strada, sul prato, anche davanti al santuario, ha ricordato i missionari. Francesco è arrivato qui a metà 800 e anche alcuni che loro tentativi di evangelizzazione falliti. Questo per incoraggiare ad avere fiducia che se non smettiamo di spargere semi, questi germoglieranno. Direi di ascoltare alcune riflessioni dalla viva voce del Papa, poi la linea torna allo studio. Vorrei raccomandarmi una via importante verso cui dirigere le vostre partenze, quella delle periferie di questo paese. Penso alle persone appartenenti alla fascia più disagiate delle popolazioni urbane, come anche a quelle che vivono nelle zone più remote e abbandonate, dove a volte manca il necessario. E ancora penso a quelle emarginate e ferite, sia moralmente che fisicamente, dal pregiudizio e dalla superstizione, a volte fino al rischio della vita, come ci hanno ricordato James e Sor Lorena. A questi fratelli e sorelle la Chiesa desidera essere particolarmente vicina, perché in loro Gesù è presente in modo speciale. Da oggi cambiamo argomento, 3 giorni di disagi per il settore trasporti, si parte con il personale della Wizz Air che incrocerà le braccia fino alle 13, sciopero anche per il personale di ITA Airways, ma nessun problema, assicura l'azienda per i suoi aerei in arrivo e in partenza. Domani
serrata del personale delle Ferrovie dello Stato, con Trenitalia che già annuncia ritardi e soppressioni. Da lunedì mattina sciopero nazionale di 8 ore del trasporto pubblico locale, resteranno fermi autobus, tram e metro. Retribuzione media più alta al nord, anche del 35% rispetto al sud. I dipendenti lombardi guadagnano, dice la CGA di Mestre, mediamente oltre 28.000 euro lordi all'anno. In Calabria non arrivano a 20.000. Giuseppe Caporaso. Le differenze sono significative per le retribuzioni tra nord e sud. Nelle regioni settentrionali lo stipendio giornaliero è del 35% più pesante di quello percepito al sud Italia, lo sottolinea in una ricerca l'ufficio studi della CGA. La differenza è legata alla produttività del lavoro, insomma squilibri retributivi tra aree del nord e quelle meridionali, ma anche tra aree urbane e rurali. Il problema dei lavoratori poveri non è dovuto al fatto che abbiamo i contratti di lavoro con minimi tabellari troppo bassi, ma perché tante persone, in particolar modo al sud, sono occupate a tempo ridotto. Pertanto, più che istituire un salario minimo per legge, dobbiamo contrastare con più efficacia il lavoro nero e l'utilizzo smisurato dei contratti a termine, che in molti settori caratterizzano la vita professionale, in particolare delle donne e dei giovani. Le disuguaglianze salariali a livello geografico esistono, ma sempre la CGA evidenzia che sono contenute rispetto ad altri paesi per il ricorso massiccio in Italia alla contrattazione centralizzata. Quella decentrata, detta anche di secondo livello, molto diffusa ad esempio in Germania, consente ai salari reali di restare agganciati all'andamento dell'inflazione, ma anche di raggiungere maggiormente obiettivi di produttività. C'è poi il capitolo contratti scaduti. Per la CGA, per rendere più pesanti le buste paga bisogna rinnovare i contratti. A fine giugno erano in attesa di rinnovo 4,7 milioni di dipendenti, circa il 36% del totale. Un operaio di 60 anni, Antonio Bernardo, è morto ad Orta di Atella, siamo in provincia di Caserta, a causa del cedimento del cancello d'ingresso di un capannone industriale. L'uomo, sposato con 3 figli, lavorava per una ditta del settore degli impianti di bonifica e protezione ambientale, risiedeva a Sant'Agata dei Goti nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, la tragedia è avvenuta mentre l'operaio tentava di chiudere il cancello, poi sfortunatamente crollato. Adesso andiamo a Venezia con il premio Famiglia Cristiana ad Antonio Albanese e un bilancio delle iniziative dell'ente dello spettacolo. Fabio Falzone. C'è una frase che dico quando esco dai miei spettacoli: mi piacerebbe vedere le persone con un abbraccio. Questo è, che è quello che fa Famiglia Cristiana, cercare di abbracciare, ma non di unire, di cercare di stare insieme comunque. L'entusiasta Antonio Albanese riceve meritatissimo il premio attribuito ogni anno al Lido da Famiglia Cristiana e non è che una delle tante iniziative ospitate e promosse dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, che si propone anche quest'anno di essere presente al Lido con uno sguardo decisamente originale. Dal premio Bresson andato a Marco Bellocchio, alla presenza nella stessa giornata del cardinale Tolentino Mendoza e anche del cardinale Zuppi per riflettere sul rapporto tra cinema e vita e quindi in definitiva per ragionare sul cuore dell'uomo. Senti, il tuo momento del cuore qual è stato? Lo so che è difficile scegliere, forse il premio Bresson, perché poi arrivate a 25 anni. Sì, sicuramente il premio Bresson in quanto tale, per il premio che abbiamo dato a Marco Bellocchio, uomo provocato sempre dal divino e dallo spirituale. E con il regalo che il maestro Giuseppe Tornatore ci ha fatto, primo premiato Bresson 25 anni fa, nel venire a consegnare a lui il premio. Ma forse l'immagine del cuore è la stima che abbiamo percepito nella nostra presenza a Venezia, il desiderio di guardare la mostra con i nostri occhi. E con questo è tutto dopo di noi Borghi d'Italia. Questo sabato Mario Placidini ci porta a Genzano di Roma. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 14.55. Grazie per averci seguito. Arrivederci.